Buongiorno ragazzi, eccoci qua, benvenute nel Micesso, benvenute nel Micesso. Stamattina faccio la leonessa. Madonna, come l'ho messa sta cosa? Io sempre non trovo mai la posizione giusta per fare video, perché sono un po' in bilico qui sopra, lo sapete, nel bagno. Allora, appuntamento mensile con la Mary. Alla quale mando un bacione enorme. Amori e meraviglie di luglio. Luglio è il mio mese, lo sapete, luglio è il mio mese. Sarà perché c'è il mio compleanno, sarà perché ho conosciuto il mio marito, sarà perché ho l'anniversario di matrimonio. Io lo adoro luglio. Allora, oggi è il 31 di luglio. E io ho conosciuto il mio marito, insomma, ci siamo messi insieme, ci siamo fidanzati il 31 di luglio del 1984. Pensate quanti anni sono. Allora, iniziamo subito con le domande. Io ce l'ho nel telefonino perché non trovo il blocchettino dove ce l'avevo segnata, quindi vabbè, le guardo nel telefonino. Allora, prima domanda per le nuove iscritte, lo dico nuovamente, anche se vi resto su in cima alle scatole, voi lo sapete, però le nuove iscritte non lo sanno appunto di questo video che facciamo mensilmente con la Mary, per cui tutti i mesi noi abbiamo 15, 14, 15 domande da rispondere, sia sul make-up, sia sulla persona, sia sui nostri interessi. E tutti i mesi, ecco, facciamo questa lista di cose del mese precedente. In questo caso, luglio, ecco. Allora, prima domanda, borsa del mese più usata. Allora, la borsa del mese più usata, è stata questa qua. È stata questa. È una borsa di stoffa, vedete? Di stoffa, così. È molto capiente, però è bellina perché sembra la cosa di mangiare di gatto. Avete presente i chicchi, che ne so, le cosine del gatto. Voi sapete, io con i gatti ho il pallino, poi c'ho gli amori miei. E quindi ecco, la borsa più usata di questo mese è stata qua. È molto capiente, ha delle taschine esterne, vedete? E boh, trovo che sia molto, molto carina, così da tutti i giorni, naturalmente, non per ricambiarsi. Se uno deve andare a un evento oppure deve andare, che ne so, a una sera un po' particolare, usa un altro tipo di borsa. Però questa qua per tutti i giorni trovo che sia davvero molto 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 carina. Allora, molto pratica soprattutto perché non appiccica addosso, nel senso che avete presente quando usate le borse di insieme in pelle, in plastica, così che vi sentite l'ascella e che vi suda perché vi sta così, oppure la portate giù così a borsa, a manina, così, e vi sdruscia nella coscia, un calore da mamma mia. E quindi questa via è di stoffa e non dà nessun calore, per cui mi trovo benissimo. Allora, l'accessorio più usato del mese. Allora, l'accessorio più usato del mese sono state due cosine. Allora, volevo il bastoncino dei selfie. Quando sono andata a Milano a Natale, l'anno scorso, ve lo ricordate, a Natale siamo andati con mio marito a Milano, c'erano sti cinesini che vendevano questi bastoncini, queste persone di colore vendevano sti bastoncini per i selfie, quelli si allungano così, no? E il mio marito, ora questa ti scivole, ma levati, ma levati. Insomma, non l'ho presi. Venuta a Badia, il cinesino che ci vado io, questo qui, Yang, quello che ci vado io del mio paese, c'aveva sti bastoncini. Allora dico, dai, lo voglio prendere, ma falla finita, ma ti rendi conto, tutte le stronzate così per spendere i soldi, ma che ti vale, tu alzi il braccio e ti fai la foto. Vabbè, e io non l'ho preso perché dico, vabbè, la ragione, io so cazzate, dico, ma che mi faccio di una cosa del genere. Insomma, l'altra sera, un po' di giorni fa, è venuta la mia figliola, dice, mamma, dice, guarda che ti ho preso. Insomma, mi ha preso il bastoncino, questo qui per selfie, io contenta, contenta. Ancora non so come si usa proprio alla perfezione, infatti sono un po' negata, però ero molto contenta e finalmente anch'io avevo il mio bastoncino tutta, cioè basta poco per essere felici. A me mi basta veramente poco. E quindi tutta contenta che avevo i miei bastoncini anch'io. Questo è stato l'accessorio di mese, ragazze. Oi oi.
Mamma mia, sono proprio una deficiente. Però vabbè, io mi diverto un po', ragazze. Allora, capo d'abbigliamento più usato. Allora, il capo d'abbigliamento più usato è stato questo vestitino di Bonprix. Ve lo faccio vedere qui nella fotina perché addosso a me non lo vedete ora perché è molto limitato qui il bagno. Nella fotina, quindi eccola. Ecco, va bene, ora ve l'ho fatto vedere, sono soddisfatta. Vabbè, dai, questo vestitino di Bonprix l'ho preso a sconto e ultimamente mi posso permettere di comprare le cose, voi lo sapete perché lavoro solamente il sabato in un agriturismo e quindi mi danno 7 euro all'ora, non sono tante, e le lasciò per fare la spesa. Chiudiamo il discorso. Allora, dunque, capo d'abbigliamento, le scarpe più usate, eccomi, sono tornata. Allora, le scarpe più usate di mese sono state queste scarpine qui. Allora, ce l'avevano di tutti i colori dove l'ho prese. L'ho prese in un negozio inglese. Madonna, sto che come mi lacrimano. Ma che lavoro, ragazzi. Allora, in un negozio inglese su eBay e ce l'hanno di tutti i colori, specialmente colori fluora. Ultimamente, cioè quest'estate c'è stato il boom, penso, come tutte le estate, di questi colorini fluo. E quindi queste sono state le scarpe. Io le ho prese bianche perché me le metto meglio, mi stanno più adatte a me, ecco. Sono queste scarpine fatte così, hanno il taccone alto, però hanno anche la piattaforma, quindi voglio dire, c'è il cinturino dietro, sono molto comode e mi trovo bene. Queste qui sono state le scarpine più usate di mese. Eccomi, sono tornata. Poi lo smalto più usato del mese. Allora, come smalto non è che ce n'è stato uno in particolare che ho usato. Io ogni 2 giorni, lo sapete, quando mi c'ho lo sgribizzo mi piace cambiare. Ora ultimamente ho messo questo, ho messo ieri, quindi ancora ce l'ho, ecco, su. Ho messo la foto su Instagram, a volte lo metto rosso perché durante l'estate, come vi dissi anche l'altra volta, mi piace, ecco, mettere qualcosa di colorato. D'estate si osa un pochino di più rispetto all'inverno. Quindi voglio dire, non è che ho uno smalto preciso di dire mi metto questo, punto e fine, lo uso per tutta l'estate. Ho provato lo smalto bianco, però a me, cioè, tante ragazze di YouTube ho visto dei video, piace molto. A me mi fa l'effetto cancellina, per cui ecco, non riesco a usarlo tanto spesso. Ecco, qualche volta lo metto, però non spesso, ecco, perché c'ha questa cosa, boh, molte dicono è fine, 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 però secondo me mi fa l'effetto ancellina e non mi piace tanto, ragazze. E vuol dire, allora, fumiamo un cicchino insieme. Allora, smalto più usato. Sei, prodotto di make-up più usato. Allora, il prodotto di make-up più usato senza dubbio è stata questo fondotinta di Kiko. Io l'ho usato tanto con la spugnettina questa qui morbida, questa è della Rimmel, è una spugnettina morbida stile Beauty Blender, come è chiamato, però costa molto meno e l'effetto è questo. Allora, è un colore molto scuro e che mi hanno regalato, io non sapevo come usarlo perché ho appunto la carnagione molto chiara, ho questo effetto stile mozzarella, ecco, diciamo, su di me, per cui non sapevo mai come usarlo un fondotinta scuro così. Quest'estate, diciamo così, la mia amica Maria, siccome lei c'ha un agriturismo, c'ha la piscina di fuori dell'agriturismo, di questi appartamentini, e mi ha detto, dice, Beth, perché non vieni? Dico, ma io il sole, dico, ho paura a prenderlo perché mi scoppia gli ematomi, insomma, e quindi ho un po' paura a prendere il sole, per cui dico, ma come si fa? Insomma, ho iniziato a prendere il sole con la protezione 50 e gli ematomi non sono scoppiati. Ho preso questo colorino un po' bronze, diciamo così, ecco, bellino bellino, ce l'ha mi data, e
Il prodotto più usato questo mese è stata questa crema solare della Delice per i bambini, però io mi sono trovata tanto bene questa qua, mi sono trovata benissimo perché non mi ha fatto scoppiare i capillari, ma ha fatto abbronzare in maniera giusta, perché per me è anche troppo essere abbronzata così, perché io per la mia pelle molto delicata ho preso il sole dalle 5 in poi, è anche vero questo, quindi il sole è molto più leggero e non dà tanti problemi, però ecco, ho il mio prodotto beauty, il mio prodotto di beauty più usato è stato appunto questo prodottino, questa crema protettiva per il sole. Allora, la fragranza del mese. Allora, la fragranza del mese è stata questa cremina profumata, è una crema, come vi posso dire, è una crema di bellezza profumata che mi hanno fatto per il mio compleanno, me l'ha fatto il fidanzato della mia figliola. È una crema che oltre a darti il profumo ti fa anche questo effetto di pelle brillante, perché c'è dentro qualche, ora ve lo faccio vedere, c'è dentro qualche brillantino, quindi voglio dire, c'ha questo effetto shimmer sulla pelle, c'ha questi brillantini, ora non so se in videocamera si riesce a vederli, comunque ecco, dà questo effetto stile, a parte il profumo che fa, che è molto delicato, c'ha questo odore un po' di borotalco, di talco, come piace a me in estate, molto delicato, e poi c'ha questi micro glitterini dentro, ora non so se si vedono, no, non si vedono, comunque la crema è questa qua, è per il corpo, non contiene alcol, è molto delicata e poi c'ha questo profumo molto delicato che a me piace molto, quindi la fragranza del mese più usata è stata questa cremina qua che mi è piaciuta tantissimo. Allora, dunque, la delizia del mese. Allora, la delizia del mese, voi sapete, sono a dieta perenne, ho tralasciato qualche giorno perché c'è stato il mio compleanno, c'è stato l'anniversario di matrimonio e quindi ho tralasciato un pochino, ecco, come dieta, però ho usato tanto la Coca-Cola Zero. Io chissà che mi credevo sta Coca-Cola Zero, che facesse schifo, che non mi piacesse, perché appunto c'aveva, cioè non c'aveva sapore, non c'aveva zucchero, non c'aveva calorie, non c'aveva nulla, e insomma ho usato questa Coca-Cola Zero, invece devo ammettere che la mia amica Vilma l'aveva ragione, infatti è buonissima. A me ora, cioè, se devo prendere la Coca-Cola, io prendo sempre quella perché mi piace un casino. Vabbè, questo è un barattolino, che un bicchierino, ecco, che ci si beve, la metto qua dentro e me la porto in giro, mi piace tantissimo, ecco. E proprio, ecco, prodotto buono usato, la delizia del mese sta la Coca-Cola Zero, scoperta l'acqua calda, direte voi, però a me mi è piaciuta tantissimo. Allora, il bello gnocco del mese. Allora, il bello gnocco del mese, io questo mese non ce l'ho, non ce l'ho perché voi sapete, non è che d'estate si guarda tanto la televisione. Io, cioè, preferisco magari, ecco, uscire il pomeriggio con qualche amica o uscire con le mie ragazze, piuttosto che mettermi davanti alla televisione o davanti al computer a guardare qualche film o qualche cosa. Quindi il bello di me, se sto mese non ce l'ho, Mary, scusami, e se ce l'avete voi mettetemelo nei commenti, così almeno me lo vado a godere un pochino anch'io. Allora, la canzone del mese ho riscoperto, facendo le faccende, perché io ascolto la musica solamente nel frangente che faccio le faccende, oppure quando vado al lavoro in macchina e guido, metti il cellulare con la musica e ascolto, perché non ce l'ho lo stereo in macchina, io sono un po' fatta così, lo sapete, via ragazze. Allora, la canzone del mese è stata quella di Jovanotti, ora non mi ricordi, il con titolo. Tutto l'amore che ho, che mi piace tantissimo, è bellissima, mi ci riscontro tantissimo in quella canzone, mi piace da morire, ecco l'effetto che vi dicevo, vedete?
Non so se si vede, io lo vedo a occhio nudo, ora non so se qui si vede sulla telecamera, ecco questo effetto tutto brillantinoso, mi piace un sacco, ecco. Insomma, la canzone di me se le sta quella. Allora, film del mese, io non c'ho un film questo mese, bensì c'ho una serie TV che stanno facendo su Rai Premium, mi sembra si chiami 25. Allora, Madonna, che sto, che nervi mi fanno. Rai Premium mi piace tantissimo. Si chiama Ho sposato uno sbirro. Mi sto guardando tutta la serie anche sul computer perché appunto mi piace tanto. Quindi ecco, il mio programma della TV questo mese è questo: vi ho sposato uno sbirro con Insigna, poi è simpaticissimo lui, mi piace tantissimo. Allora, argomento del mese. Allora, l'argomento del mese è stato. Allora, voi sapete, ho tralasciato un pochino il mio mondo delle agende per via che ci sono stati delle polemiche sulle pupine che facevo. Allora, le pupine che facevo io, ve lo ridico perché chi è che non ha seguito la situazione, ve lo ridico, ecco. Le pupine che facevo io le copiavo da internet, cioè su Google cercavo e le copiavo, cioè qualcuno mi ha detto: ah, sono stampate, sono, e te dopo hai detto che sono le tue. No, non sono stampate perché io non ce l'ho la stampante, non c'ho nemmeno soldi banditi, mi vado a fare la stampa alla tipografia e poi me le ho loro. Le facevo io, ve l'ho fatto vedere tante volte. Ora, chi è mia amica, diciamo così, e lo sa quello lì che io faccio o quello che non faccio. Chi non è mia amica, gli piace criticare, gli piace offendere e dire le cose così, come per la gioia di dire qualcosa. Cioè, queste persone non capisco nemmeno perché guardino i miei video, capito? Ma non si fa per fare sempre polemica, dice te, tu fa sempre polemiche così e cosa. A me mi piace disegnare, quindi io me le ridisegno. Se vengono uguali o non vengono uguali non mi importa, poi le coloro a modo mio, le ritaglio e le attacco sull'agende. Quindi l'argomento del mese è stato questo: se riprendere a fare video sull'agende e fregarmene di queste persone che rompono le palle e basta, oppure tralasciare questo mondo e tenerlo solo esclusivamente per me, ecco, senza rendere partecipi nessuno. Ora, a me, siccome mi piace questo mondo, mi è sempre piaciuto, io l'ho sempre pasticciato, ecco, sulla gente, e quindi volevo riprendere un attimino il via e fare queste cose qui. Di gruppi su Facebook ce ne sono a bizzeffe, io non faccio parte più di nessun gruppo di queste qui, perché ho avuto da ridire appunto per via di questi disegni e per via che le amministratrici di questi gruppi non hanno detto niente, se ne sono tenute in disparte, invece di abbozzare l'argomento, di dire se te c'è qualcosa da dire con questa ragazza, parlane privatamente in un altro luogo, non qui. Cioè, è inutile che dicono pace, amore, cartoleria e poi dopo non dicono niente. Sì, è vero, due amministratrici mi hanno detto: guarda, io non ero in sede, però dal momento che te sei entrata e hai visto tutto questo sistema, cancelli proprio l'argomento e mandi fuori questa ragazza che ha creato tutto scompiglio. E sì, io ho stretto amicizia con Carlotta, avevamo avuto un disguido, io non la conoscevo, non la seguivo, però in questa occasione si è dimostrata molto, molto più vicina a me rispetto ad altre persone che io consideravo amiche, e quindi diciamo abbiamo stretto amicizia così su Facebook, niente di che. Però ecco, per chi è che se l'è chiesto, è andata così, ecco. Allora, l'argomento del mese quindi è stato questo.
Dunque, programma TV del mese, ve l'ho detto prima, è stato questa serie TV, Sposato uno sbirro, quindi mi sono guardata. Va Bello. bene, ragazze, io vi mando un bacione enorme, vi saluto, vi volevo far vedere i miei nuovi occhialini. Questo sicuramente sarà l'accessorio del mese più usato il mese prossimo, perché mi piacciono tantissimo. E noi ci sentiamo al prossimo video. Saluto nuovamente la Mary, le mando un bacione enorme e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao belle!